E buonasera, rieccoci qui con ospite il buon Luca. Perché Luca siamo qui? Siamo qui perché Luca ieri mi ha lanciato una provocazione, mi ha lanciato uno spunto che ho pensato bene di prendere la palla al balzo. Perché? Perché lui mi ha detto: guarda, l'intervista è andata bene, sei stato molto spontaneo, molto diretto, ma perché non lo fai anche con gli altri? Allora, io per dimostrarvi che le persone che prendo in giro, sono anche persone che ho conosciuto e che conosco, con cui mi sono pure affezionato, a cui mi sono molto affezionato, ho pensato bene di invitarle. A fare che cosa? A fare un'intervista sullo stile di quella che abbiamo fatto con Luca ieri, perché sono passate meno di 24 ore, cacchio. Luca, siamo già di nuovo qua. Nonostante siamo abbastanza vicini sostanzialmente, perché lui sta a Tivoli, io sto a Roma, sto sudando come pochi perché oggi fa pure caldo nonostante. Invece a Tivoli fa un fresco, si Davvero? sta, come si dice, una crema, una crema. Ma porca miseria, io sto morendo. Allora, come stavo dicendo, a meno di 24 ore siamo di nuovo qui. Stiamo registrando per vedere come va questa diretta. Se la vedrete significa che è andata benissimo e che quindi ci stiamo predisponendo a fare un nuovo video. Non lo so, Luca, se vorrai potrei fare pure l'ospite e intervenire in qualche diretta che faremo che poi verrà caricata sul Così canale. ti abbasso l'audience. No, 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 ma ci vorrà uno spirito goliardico. Allora, vi annuncio che ovviamente il primo ospite, proprio perché ce lo dobbiamo togliere dalle scatole, visto che ha un ego spropositato, è Aldo Luigi Mancusi. Poi avremo molto probabilmente, uso il molto probabilmente perché ancora sarà da confermare, mi hanno già dato la loro disponibilità, ma bisognerà organizzarsi visto che lo faremo così online via Zoom. Alfonso Maria Masciocchi. Poi abbiamo Claudio del canale Il Pipatore in America. Avremo Pasquale del canale del Levante Pipa Club. Avremo il Nabbo. E chi altro mi ha dato la disponibilità? Sicuro mi sto dimenticando qualcuno. Vediamo un po'. Non lo so, io ho lanciato più proposte e ho contattato più o meno tutti. Anzi, se avete idea di qualcuno che può e vuole connettersi a fare questa intervista, magari mi scrivete sotto nei commenti. Di sicuro vorrei invitare Michelento, Saul Sound Pipes, perché di cui non ho i contatti, per cui io ho invitato tutti tramite Messenger e tramite WhatsApp. Sto aspettando le risposte di qualcun altro e niente. Luca, allora, tu che cosa ne pensi di questa iniziativa, visto che sei stato il primo a sperimentare? Medei, mi senti, Luca? Luca, mi Good senti? morning, Vietnam! Allora, Luca, visto che sei stato tu a lanciare l'idea, cosa ne pensi? Visto che abbiamo già raccolto un bel po' di adesioni. No, è un bel modo, sai, anche un po' per rompere il ghiaccio fra tutti, conoscerci, confrontarci. È un modo, insomma, sempre per fare più condivisione, più si fa rete sicuramente, meglio è, più lo scambio è proficuo e poi è pure divertente scambiarsi cazzate, insomma, Prendere prenderla. in giro gli espertoni qui, prendiamo in giro tutti. Ah sì, per forza. Il segreto per vivere bene è non prendersi troppo sul serio, cioè prendersi il serio. Prendersi seriamente il giusto, non oltre mai. Oh, ma lo sai la cosa che mi ha particolarmente stupito? Che nonostante, diciamo, la sostanziale presa per in giro, sì, la presa in giro che io faccio con le mie recensioni fatte male, le verità nascoste, tutte le rubriche aperte, che poi ritorneranno a brevissimo, come ho annunciato già nell'altro video, c'è la recensione fatta male del libro di Baldo Peroni, e che nonostante tutto ha avuto un riscontro molto positivo da chi
vive lo YouTube in maniera un po' più seriosa, un po' più composta, e ricevo molto spesso apprezzamenti e ammirazioni. Quindi uno, mi fa enormemente piacere e li ringrazio nuovamente, e due, significa che ovviamente anche loro sono dotati, uno, di un'autoironia che non è comune, soprattutto in questi ultimi tempi, e due, che ovviamente riescono ad apprezzare l'ironia e a capire realmente il messaggio che c'è sotto. Perché, io lo ripeto, perché sembrerà un po' troppo scontato, ma non lo è affatto, visto alcuni commenti, i miei video sono prettamente ironici, non c'è nessun significato dietro se non quello di strappare una risata, o se c'è qualche significato è proprio un messaggio velato, una leggera critica, giusto per riportare un po' di ironia e di simpatia all'interno di questo mondo che sembra un po' pedante. Litigiosetto, sì, ma un po' pedante, un po' composto. Ma poi sai, a volte discutendo a presa diretta vengono un po' meno dei filtri, magari sai, quando registri ti tieni un po', no? Ci tieni a... apporti un po' in maniera, ecco, non, meno sciolta, no, però ti imposti. Invece, quando hai l'obbligo di rispondere proprio sul momento, allora là si levano tutti i filtri e magari, ecco, si riesce a comunicare meglio. Tante cose che vengono fraintese poi non vengono più fraintese. Non so se mi sto spiegando, mi sto rovellando troppo. No, ti sto spiegando benissimo. Noi interverremo pure un po' a gamba tesa, interveniamo a gamba tesa. Io infatti ti sto dicendo, Luca, se vorrai intervenire nelle discussioni, ci sarà la tua disponibilità, ben venga. Interverremo a gamba tesa, magari faremo qualche domanda un po' scomoda, cercheremo di sbottonare. Certo, quello è il succo del giornalismo, il contraddittorio. Infatti romperemo prima di tutto il cazzo ad Aldo, proprio perché lui, da buona persona egocentrica, lo smonteremo pezzo pezzo e lo ricomporremo per capire cosa c'è dietro il personaggio di Aldo Luigi Mancusi. Niente, Luca, vuoi aggiungere qualcos'altro? Vediamo se può andare. E niente, che sto fumando il Golden Glow e sto godendo essenzialmente. Ormai è nell'estasi del Virginia puro. Io invece intabaccato sì, nella mia Wowen smoking. Wowen? Non l'ho mai sentita, Wowen. È la sottomarca. È una pipa wow questa Wowen, oppure... non è wow. Wowen. Questa è la Wowen. Della Wowen smoking. E niente, vabbè. Allora, io vi ringrazio. Come dicevo, se ci sono, io ho lanciato il messaggio a tutti quelli di cui più o meno riuscivo a rintracciare i contatti sia su Messenger che su WhatsApp. Rilancio la proposta pubblicamente, invitiamo tutti senza discriminazione. No, invitiamo tutti. Chi ha da dire qualcosa? Anche gli svapatori? Ma sì, anche gli svapatori, magari lanciamo a Svapo Six e a tutti gli altri la possibilità di intervenire. Svapo Experience anche. Svapo Experience. Molto simpatico. Ultimamente stava facendo il cagotto e non lo so, spero e mi auguro che riprenda i suoi video perché sono molto simpatici. Niente. Sei già tratto una caterva di hater, ho visto sotto i commenti. Ma noi ce ne freghiamo, noi siamo così. Anzi, va bene, cioè più haterai, più vuol dire che più come youtuber hai sostanza. Beh, stai tirando una citazione brutta. No. Non ci provare. Va bene. Ho capito dove ti conosco, mascherina, so dove vuoi arrivare, no? Va bene, salam aleikum al buon Aleikum salam.
al buon musulmano di Puglia, che ovviamente non mette le alici nelle cime di rape, non mangia riso, patate e cozze, ma patate, riso e cozze, Facciamo i seri, facciamo i seri. che non sopporta le zucchine dentro le... No, no, non smetto le zucchine! No, la zucchina! No, no, niente che costa. No, 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 no. O come alcuni certi marchi antichi ci mettono le zucchine, la zucchina non la devi mettere. E soprattutto non al limone sulla cozza cruda. Va bene. Va bene, va bene. Questo è il minimo. Va bene, ragazzi, vi saluto, vi abbraccio sotto, vi metto nei commenti. Se volete vi metto, scrivetemi, volevo dire, scrivetemi per chi vuole partecipare alle video interviste che faremo qui su Zoom. Come sempre, vabbè, canale Telegram, pagina Facebook dello Jesus Pipa Club. Un saluto al buon Luca e che ringraziamo per questo intervento. Saluto a te, Nitro. Saluto a te. Ricordatevi, il vero nome è Nitro, non che si mandi in giro questa voce che si chiama con qualche altro nome. Aspetta, ti abbiamo perso, Luca, ti abbiamo Ah, perso. ok. Mi avete recuperato? Mi avete recuperato adesso? Vai Mi un po' senti? a sfatti perché forse la connessione è un po' lenta. Vabbè, qua tra i colli laziali. Ora Mi senti? ti sento bene, stavi dicendo? Ah, dico, no, non mi sono ascoltato. No, ti Dico, sento. ah no, dicevo, il tuo vero nome è Nitro, non mandiamo in giro voci ambigue che tu abbia un altro nome, cioè, il tuo nome è Nitro, Allora, ok? nome Nitro, cognome Margherito, proprio. Va bene. Allora, un abbraccio a Luca, Un abbraccio a te. dalle sue terre amene, sperdute nelle colline laziali. Un saluto da me e vi abbraccio. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao.